Gentili sportivi, buon pomeriggio dal Riccardo Garrone di Siracusa. Vi racconteremo tra poco la sfida importante, seconda giornata di ritorno del girone B di eccellenza tra Real Siracusa, Belvedere e Giarre, che stanno facendo in questo momento il loro ingresso in campo agli ordini del direttore di gara, il signor Silvio Fazio della sezione di Agrigento, che sarà assistito da Achille e Totaro di Messina. Dunque una gara particolarmente attesa, una gara che vede ovviamente gli ospiti partire con i favori del pronostico Giarre, che è quinto in classifica insieme al Palazzolo, ma non se la passa male, tutt'altro il Real Siracusa Belvedere, reduce da due importanti affermazioni esterne a cavallo tra la fine dell'anno vecchio e l'inizio dell'anno nuovo: prima un secco 3-0 ad Aci Catene, poi l'importante vittoria di domenica scorsa 2-1 a Gela. Accanto a me, come sempre, per il commento tecnico Beppe Ianni, al quale passerò tra poco il microfono per un commento introduttivo di questa partita. Io intanto saluto l'operatore di ripresa Alessandro Bellanic e l'assistente video Valeria Migliore. Tra poco le formazioni, intanto Beppe, inquadraci questa partita. Una partita molto importante, naturalmente il Real Siracusa secondo me la gioca alla pari con il Giarre, pur essendo il Giarre più su in classifica, quindi se la giocheranno alla pari, reduce appunto da queste vittorie negli ultimi tempi. Il Real Siracusa farà per intero il suo dovere. E allora subito le formazioni prima del calcio d'inizio a squadre già schierate. Real Siracusa Belvedere in campo con Cerruto, Porchia, Falla, Iacono, Ulma, Saraceno, Midolo, Silla, Frittita, Ruiz, Melluzzo. In panchina con il tecnico Angelo Galfano ci sono il secondo portiere Scordino, poi Di Domenico, Modicano, Fronterre, Provenzano, Fucile, Greco, Busa e Novello, per una linea abbastanza verde come sempre in casa aretusea. Risponde il Giarre con Barbagallo, Trovato, Edala, Arena, Pettinato, Zappala, Urso, Viglianisi, Abate, Cocimano, Leotta. In panchina Colonna, Curcuruto, Marrone, Mirabella, Spampinato, Civilletti, Keshvarez, Giuffride, Maimone, allenatore Rapisarda, che proprio un paio di settimane fa, alla fine dello scorso anno, ha sostituito l'esonerato Anastasi. Partita iniziata in questo momento con il rinvio della difesa del Giarre, palla che torna però sui piedi di Porchia, che prova a cercare al centro dell'area Ruiz, poi in seconda battuta arriva Melluzzo, non è potente il suo colpo di testa. Vediamo Melluzzo cosa deciderà di fare. Va di sinistro, il tiro in porta, c'è anche una deviazione ed è calcio d'angolo. Primo tiro dalla bandierina del match, lo batterà il Real Siracusa Belvedere. Nugolo di giocatori soprattutto all'altezza dell'area piccola, prova di testa Saraceno che prolunga la sfera, non può arrivare Frittita. E quindi semplice rimessa da fondo campo per il portiere Barbagallo. Ci prova ancora il Giarre dalla sinistra, adesso Arena in possesso di palla, prova l'imbucata all'1-2, sulla sinistra il Giarre, il traversone in mezzo e c'è il numero 11 Leotta che spreca incredibilmente da due passi. Cerruto era già a terra, Leotta non è riuscito ad inquadrare la porta. Quando siamo al quarto d'ora, prima clamorosa occasione da gol, adesso Midolo in possesso di palla, Silla, Frittita, tre uomini su di lui, Midolo se ne va, entra in aria Midolo, ancora Midolo, Midolo fermato, grande azione sulla sinistra di Midolo. Ancora provano per vie centrali, c'è Leotta in area di rigore sulla sinistra, il tiro cross, palla alta,
quando viene nuovamente il 10 di casa in possesso di palla, supera un uomo, si fa vedere, riceve Frittitta in aria, Frittitta ancora, va al tiro cross, guadagna un prezioso calcio d'angolo. Arena controlla male Cosimano, ne approfitta il Real Siracusa con questo lancio per Frittitta, ancora Frittitta, c'è Iacono, potrebbe tirare, va al tiro, non colpisce benissimo e questa poteva essere una buona occasione, è arrivato lungo sul pallone Iacono. Testa alta, Porchia avanza qualche metro, il cross per Silla, ancora Silla, lascia Midolo, Silla, area di rigore, Silla potrebbe tirare, Silla, e la conclusione ribattuta, Melluzzo, il tiro centrale para Barbagallo e scrosciano gli applausi. Beppe, il Real quando viene davanti, ecco, si rende pericoloso. Termina adesso anche il primo tempo, puntualissimo al 45esimo. Il direttore di gara manda le due squadre negli spogliatoi. Dicevo, terminato 3-3 con reti per gli ospiti di Quarto, Miraglia e Brancato. Tutti e tre non ci sono più, o meglio, Quarto e Miraglia hanno cambiato aria, invece Brancato è infortunato, per lui stagione finita. Per il Giarre segnarono Pettinato, Abate e Capitao. Termina dunque il primo tempo 0-0 al Garrone tra Real Siracusa, Belvedere e Giarre. Linea alla regia, ci sentiamo tra un po' per la ripresa. Squadre già in campo con il Giarre che in questa ripresa attaccherà da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione. Ovviamente in senso inverso, da sinistra a destra, il Real Siracusa in completo oscuro. Midolo supera bene un avversario sulla sinistra, avanza a campo davanti a lui, fa partire il traversone per Frittitta, colpo di testa fuori di poco, alto di poco, bella azione di Midolo sulla sinistra che ha imbeccato Frittitta, l'inzuccata davvero ha fatto venire i brividi al portiere Barbagallo. Maimone scarica su Viglianisi, ancora Maimone. Duettano i due, si fa vedere Giuffrida, il cross basso, se la cava il Real Siracusa con Abate che era riuscito ad anticipare Cerruto ma non ha inquadrato lo specchio della porta, altra occasionissima al quarto minuto, consente ai suoi quantomeno di riposizionarsi in difesa, attenzione al lancio e poi c'è il gol, sfortunato il Real Siracusa Belvedere. Ha toccato la sfera Saraceno che inavvertitamente ha messo il Giarre nelle condizioni di andare a segno e dunque cambia il risultato per effetto di questo gol. E ovviamente bisogna sempre anche stare attenti in zona difensiva perché quando il Giarre, come in queste circostanze, viene in avanti fa paura il traversone e c'è l'incredibile 1-2. Del Giarre, il gol 2-0 per il Giarre nel giro di un minuto, ha segnato anche Maimone. Giarre nella ripresa già con queste sostituzioni tattiche vuol dire che aveva più brio, più birra da poter spendere, ecco, però il Real Siracusa potrebbe adesso cercare di attaccare e cercare di riportarsi sotto, ecco, nulla è perduto ancora. Nulla è perduto, ma la strada è tremendamente in salita adesso per il Real Siracusa Belvedere. C'è un po' di scoramento nelle file dei giocatori siracusani che sicuramente hanno avvertito questo 1-2 del Giarre. Attenzione, ancora un errore di falla, ne approfitta Giuffrida che entra in area di rigore, Abate, il tiro, ci mette una pezza Cerruto, poi c'è il gol ma c'è anche il fuorigioco per fortuna del Real Siracusa Belvedere, dunque annullato senza protesta. Ovviamente il gol al Giarre sarebbe stato il punto esclamativo sulla partita. Novello, avanza Novello, poi allarga su Iacono che però non controlla bene, ma non era neanche buono il servizio di Novello. Attenzione alla ripartenza del Giarre, 3 contro 3, attenzione alle 8 in aria, il pallonetto
palla che diventa un assist. Ancora Giarre deve cercare di mandare via, di cacciare via dalla propria area di rigore la sfera, la squadra di casa, lo fa adesso con Midolo. Vabbè, comunque assistiamo alla battuta di questo calcio di punizione. Il tiro di Provenzano, centrale, para Barbagallo. Provenzano pronto alla battuta, palla in aria, Barbagallo, impresa aerea, fa suo il pallone. Ancora lui, l'imbucata in mezzo per Cocimano, c'è però il fuorigioco, inutile il tiro dell'attaccante Giarrese. Ancora Giuffrida danza sul pallone, il tiro cross, Cerruto. Ancora Giarre in avanti, il traversone per Marrone, anzi era Mirabella, che non ha inquadrato la porta da posizione favorevole. Va Ruiz alla battuta in profondità, esce Barbagallo e fa suo il pallone. Beppe, a dispetto dell'altezza, perché sarà forse, se non 1,60 m, questo portiere è davvero molto sicuro, soprattutto nelle prese aeree. Colpo di testa di Greco, Frittitta, il tiro di Melluzzo. Il portiere stavolta forse si sentiva troppo sicuro della presa, Barbagallo invece la mette in calcio d'angolo. Ruiz, palla in aria, poi la rovesciata da parte di Provenzano, il tiro di Falla, palla ancora lì. Ma osserviamo ancora questa opportunità in avanti per il Giarre, c'è il gol, ma viene annullato, quindi fuorigioco, gol annullato al Giarre, sarebbe stata una punizione troppo pesante per il Real Siracusa a Belvedere. Non arriva la sfera a Leotta, poi c'è il fischio finale, termina dunque 2-0 per il Giarre, le reti nella ripresa. Al quinto minuto in gol Abate, un minuto o poco più dopo Maimone per il 2-0. Real Siracusa che poi purtroppo non è riuscito a riaprire il match. Beppe, a te per il commento finale. Allora, primo tempo equilibrato, il Real Siracusa anzi ha dato del filo da torcere a questo Giarre che in pratica è al quarto posto e con questo risultato sta lottando per i playoff. Quindi, però nella ripresa ci sono state, ecco, queste due fiammate, che le azioni sono partite tutte e due sul lato destro che ha crossato, e quindi ecco, questo bisogna analizzare adesso, poi parleremo col mister, ecco, perché sono partite proprio da quell'azione da parte destra e poi sono andate in aria e poi loro hanno avuto queste due occasioni e hanno messo dentro, e lì è la chiave della partita. E poi naturalmente il Real Siracusa poteva accorciare le distanze, allora il discorso cambiava, non ci è riuscito, già ha mostrato di essere un'ottima squadra da primi posti e quindi lotterà sempre per i playoff. Primo tempo il Real Siracusa era riuscito a contrastare efficacemente la più quotata formazione avversaria, poi nella ripresa sono stati quei due episodi a fare la differenza. Purtroppo nel calcio gli episodi sono quelli che poi determinano il risultato di una partita. Noi abbiamo giocato alla pari i primi 45 minuti, blackout i primi 5 minuti del secondo tempo, abbiamo preso due gol e non abbiamo saputo reagire, la squadra era, dopo i gol che abbiamo preso, si è spenta e quindi non ho visto una reazione di quella con determinazione per poter ribaltare il risultato. Ci sta, perché sappiamo che il Giarre è stato costruito per essere una delle protagoniste del girone, quindi si sono ulteriormente rafforzati con la campagna a dicembre quando c'è stato il mercato, quindi per carità, noi gli obiettivi nostri rimangono quelli che ci siamo sempre prefissati. Questa sconfitta, oltre che non fa morale, però alla fine va anche bene così. Ringraziamo il direttore generale del Real Siracusa Belvedere, Salvo Montagno. Grazie a voi per averci seguito. Appuntamento alle prossime partite casalinghe del Real Siracusa Belvedere.